mi ha detto l'assessore, sia come ha detto l'ingegner Paolo. Allora, io volevo, avevo preparato delle slide. Praticamente noi abbiamo creato questo servizio che è cellulacare.it proprio per rispondere alla necessità dettata dalla legge regionale 36, come aveva detto prima Davide, della creazione del catasto energetico e verifica degli impianti termici. Io sono un informatico, quindi diciamo che la mia presentazione verterà più che altro su quelle che sono le innovazioni tecnologiche che sono state create da questo software di gestione. Quindi andiamo velocemente, abbiamo già detto che esiste il DPR 74, già dal 2013 gli impianti dovevano essere messi a norma e quindi era l'obbligo di andare a regolamentare l'impianto termico. Il DPR 75 invece dà il regolamento sulla disciplina di utenti di accreditamento, cioè sulle persone che o gli esperti che devono certificare gli impianti e gli edifici. La legge regionale 36 l'abbiamo già tracciata, l'abbiamo già trattata, mi vorrei soffermare sull'agenzia per l'impatto digitale.